Buonasera Ottoliner, ben ritrovati. Con grandissimo giubilo presento rapidamente, poi mi taccio perché insomma ogni tanto è anche bene stare un po' zitti. Questa primissima puntata di questo nuovo format che è così nuovo che ancora non abbiamo manco il logo, ma fra poco arriverà, che si chiama Fiondolina o Fiondottolina, decidete voi quanto cacofonici volete essere nella vita, che è una collaborazione tra Ottolina TV e gli amici della Fionda, che per inaugurare questa collaborazione hanno invitato, diciamo che poi è lui per primo è della Fionda, è il capo supremo della Fionda, però questa in qua oggi è in veste di loro sono in veste Paolo e Monica di intervistatori e lui di intervistato, però non sarà sempre fatto tutto solo in famiglia Fionda, nel senso ci saranno sempre intervistatori della Fionda insieme a noi e poi ospiti vari anche presi un po' in giro per il mondo. Questa premiere l'abbiamo voluta fare un pochino, giocare un pochino tutta in casa. Do subito la parola a Monica, che è un po' appunto la DJ resident di questa nuova avventura Ottolina. Abbiamo deciso di invitare il nostro direttore, il direttore della Fionda, Nello Brederossi, prendendo spunto, diciamo, da un suo articolo che è stato pubblicato per la rivista appunto La Fionda nella sezione Sassi nello stagno. Ovviamente tirare un sasso nello stagno vuol dire smuovere delle acque ferme, delle acque stagnanti, delle acque che, appunto scure, e gettare un sasso nello stagno ha anche l'effetto di far emergere degli schizzi, anche se solo appunto in forma di schizzi, però delle acque più profonde, delle acque più nascoste. Diciamo scompaginando in qualche modo la superficie ferma, immobile. Chi getta un sasso nello stagno lo getta perché vuole fare un'azione, perché sente che deve agire rispetto a questa, diciamo, immobilità, questa situazione immobile, ferma. Quindi chiedo a Nello, perché hai sentito il bisogno in questa situazione appunto di recrudescenza, di diciamo di terribile tragedia che appunto tra l'altro va avanti da tanti anni, in questo momento diciamo ha avuto proprio un'accelerazione terribile, sanguinosa, perché tu hai sentito l'esigenza di agire, di tirare questo, di lanciare questo sasso in questa palude ferma? Innanzitutto, buonasera. No, grazie alla domanda, perché proprio in fondo l'innesco è la cosa più importante, perché è diventata importante. Cosa voglio dire? Ci stiamo abituando a tutto, praticamente a tutto, diciamocelo. Guerre, eccidi, negazioni della libertà, ingiustizie e incoerenze profonde, ma senza reazione. Cioè, anche in passato ci sono stati momenti difficili, no? E cose inaccettabili, ma in qualche modo c'è sempre stata la sensazione, almeno insomma, quello che ho memoria io, sicuramente nel Novecento, di un campo di battaglia, di lotta, di una possibilità di reazione, diciamo. Anche di una discussione, a volte di un dibattito serrato, aperto, poteva parlare anche delle cose più controverse. Era così ancora negli anni Ottanta. E a un certo punto, e oggi, in questi ultimi anni, in una maniera inusitata, sembra che non si possa parlare più di niente e che anche di fronte a eventi orrendi, enormi, si debba girarsi dall'altra parte oppure ripetere il mantra del mainstream che viene dato per scontato. Quindi io sentivo dentro di me un disagio profondo da tempo, come tanti, come anche confrontandomi con qualche amico,
devo dire la verità, è stato il giorno prima, ero scritto il 3 gennaio, il giorno prima, forse la sera prima a cena, un amico, comunque uno studioso, poi un storico della filosofia, bravo, mi fa bello, ma non diciamo niente sulla Palestina, non si può proprio dire niente, non dico fare, ma almeno dire. E che mi ha molto colpito questa cosa, perché ho detto hai ragione Paolo, cioè era Paolo Vinci, un bravo studioso di Hegel, di Marx, di Heidegger. Hai ragione, stiamo anche noi, stiamo un po' dando per scontato che ci si gira dall'altra parte, che si evita, ma intanto perché è talmente insopportabile questa situazione nel suo complesso che non si sa che cosa dire, o comunque si pensa, c'è anche l'idea è inutile, che forse è quello che si è diffuso fra le persone in generale verso la politica, tanto è inutile tutto. E poi perché, devo dire la verità, per il caso mio, per il profondo disagio rispetto a un modo di discutere che non, in cui non mi riconosco più. Cioè lo zero di politica in cui siamo, il grado zero della politica, è anche il grado zero della cultura politica e del dibattito. E quindi ho scritto queste cose, che erano anche le condizionate da, diciamo, dal Natale, da la prossimità dell'Epifania, la festa mi è sempre piaciuta, l'idea di questi che si mettono in moto da Oriente, di questi sapienti che non sanno bene cosa cercano, ma hanno capito che cercano c'è qualcosa da trovare, mi è sempre piaciuta, e poi insomma, è una grande storia, un grande racconto, per cui e poi non solo, c'è un motivo ulteriore, se proprio vogliamo, mi frulla sempre nella testa il film che Pasolini non ha fatto, Teo Porno Colossal si chiamava, no? Vari nomi possibili, ma insomma tendenzialmente esiste un trattamento ampio, è stato anche pubblicato a Bologna da una studiosa, una giovane studiosa, che ho letto con grande attenzione. Quella era una storia straordinaria, forse avrebbe fatto un film epocale, che vedeva come protagonista Eduardo, c'era già l'accordo, c'erano delle lettere fra di. Edoardo era un mago che partiva da Napoli, città della vita, da cui però si va via, passava per Roma, una città pagana e pansessuale, fondamentalmente omosessuale, il codice di Pasolini significava qualcosa, cioè non borghese, arcaica, inconciliata con la modernità. Poi si passava per Milano, la città del codice eterosessuale borghese, per finire a Parigi, dove si doveva trovare una grotta. La grotta viene trovata, Edoardo è accompagnato da un folletto, che doveva essere Aninetto o Davoli. Ma questa grotta, non c'è, di Gesù non si ricorda più nessuno, è morto, dimenticato, c'è solo una grotta e c'è la guerra civile in corso, la violenza ovunque. E c'è stata anche, cioè tutto è distrutto, tutto. Quel film finiva con un minimo di speranza, cioè alla fine sta tutta sta storia, sta camminata, sta ricerca, sta stella è stata una stronzata, però valeva la pena forse, e c'è una sorta di riso poetico nel cielo. Vabbè, ora al di là della grandezza poetica di Pasolini e di Edoardo, mi frullava nella testa perché il punto è, ma veramente siamo a un livello di deumanizzazione tale che noi anche di fronte ai bambini di cui avevo letto il giorno prima, amputati senza anestetico a decine o a centinaia, ci giriamo semplicemente dall'altra parte e ci limitiamo a una dichiarazioncina, come vedo che ci sono anche in questi giorni, visto che ora siamo alla vigilia di un improbabile, speriamo di no, attacco a Rafah, sarebbe la cosa finale, cioè lì succede di tutto, parliamoci chiaro, l'eccidio diventa in tutti i sensi genocidio, comunque non mi appassionano le dispute lessicali, cioè qualcosa di enorme, uno degli eventi aberranti più grandi che si siano prodotti ci sarebbe, perché non credo che si riesca ad andare proprio di scartina, come si dice in Toscana, no? A fare. Poi non mi pare che ci sia molta intenzione, leggo, ho letto di droni che entrano nelle case con casupole,
e sterminano tutti quelli che ci sono dentro, vecchi e bambini, donne. Cioè, c'è l'episodio terrificante l'altro giorno, di qualche giorno fa, della bambina soccorsa, l'unica sopravvissuta, famiglia tutti morti, in un bagno di sangue, riesce a telefonare alla Mezzaluna Rossa, arrivano e intanto avanzano due medici della Mezzaluna o infermieri della Mezzaluna Rossa e comunque questa poi muore. Cioè, siamo al di là del diritto bellico minimo, non del diritto umanitario, ma del do ius in bello, quello proprio minimo, minimo, minimo dei sovrani assoluti, di quelli tanto cattivi, no? Cioè, quindi noi abbiamo prodotto un tempo in cui non facciamo altro che dire, pure nella sinistramma e nel progressume, che la sovranità è brutta, che il potere è brutto, che c'è questo e c'è quell'altro, e poi e che siamo tanto umanitari e che bisogna decostruire per ritrovarsi in un pulviscolo vago senza sapere chi si è, e in questo modo finalmente avremo depotenziato la violenza insita nell'umano, pia illusione, e nel frattempo accade l'irreparabile, quello che probabilmente non è mai accaduto, o meglio è accaduto solo in alcuni passaggi peggiori della storia del Novecento, ma accade nell'indifferenza e allo stesso tempo avendo le immagini davanti agli occhi, e allora questo è insopportabile. Quindi l'ho scritta non senza illusioni, non pensando di scritto quel pezzo. Appunto quest'anno i magi non troveranno nessuno, perché in Palestina il bambinello è nato, ma quest'anno in Palestina i bambini muoiono. Non so che può sembrare una cosa che tocca il cuore, ma ogni tanto bisognerà pure farsi toccare il cuore, o no? Comunque non è retorica, perché è piena di cattive, è piena di, come dire, di polemica. Io non ho paura di essere polemico. E stavo per dire di essere cattivo, ma bisogna essere cattivi rispetto alla cattiveria dell'altro, secondo me, a un certo punto. Almeno cattivi col pensiero, nel senso di non farsi infinocchiare. Siccome il raccontino è, vabbè, c'è qualche danno collaterale, vabbè, non esagerare, fallo, perché non puoi non farlo, ma non esagerare. Cioè, a me è intollerabile che non venga messa in discussione quest'idea. Netanyahu, magari per alcuni Netanyahu è brutto, fa schifo, ma è chiaro che sulla guerra, la difesa di Israele e le strategie messe in atto, nella sostanza non c'è discussione. In Israele e nel resto del mondo, in Europa e in Occidente in modo particolare, si fanno dei distinguo utili per la propaganda, ma nella sostanza non si fa niente, tanto che poi il Consiglio di Sicurezza, gli americani votano anche gli europei in un certo modo, cioè impediscono persino il cessate il fuoco, la tregua. E allora c'è anche una grande ipocrisia, un cinismo terrificante, e francamente tutto si tiene, perché questa è come uno che c'ha davanti un orrore di ogni tipo, politico, estetico, e fa finta che sia buono, sia palatabile. Dovrei usare dei termini, delle parolacce. Anche lì, quello che invece ha realizzato di film Pasolini è il girone della merda. Mangiarla e dire che è saporitissima, che è fantastica. E se accade vuol dire che a un certo punto c'è un attraviamento, una perversione interna, e che ci facciamo piacere le cose o che ci piace davvero. A me non mi piace. Non mi piace l'indegna disinformazione italiana, che tocca vette assolute, perché almeno negli altri paesi, dove pure ci sono posizioni insopportabili verso dei governi, verso il Regno Unito, eccetera, o gli Stati Uniti, però i media un po' più danno le notizie, ecco, danno un po' di notizie. Da noi c'è una sorta di vige, una sorta di censura, o comunque, come abbiamo visto, se uno dice mezza parola bisogna sanzionarlo con una dichiarazione del direttore generale della RAI, no? Ecco, con l'imbarazzo generale, cioè noi siamo imbarazzanti, l'Italia oggi è imbarazzante per se stessa e per gli altri. Dopodiché, quindi noi siamo proprio a livelli altrove,
c'è un po' più di dibattito, un po' più di informazione, ma la politica è uguale. I tedeschi, siccome hanno un grande elefante nella stanza, senso di colpa grande come un grattacielo, e adesso giustificano, legittimano un altro eccidio. Per far dimenticare il loro di sterminio, legittimano l'eccidio attuale. Allora, tante sarebbero cose da dire. C'è un tempo così privo di dialettica, adialettico, io lo chiamo così, e così destoricizzato, in cui si fa iniziare i problemi, la storia, la complessità, poi si nega la complessità della politica e si fa iniziare la storia prendendo una storiellina di comodo, quando fa piacere a noi e serve a darci il credito di morali, lo status di morali, moralisti in realtà senza alcun ethos. Ecco, tutto questo a me, come dire, è un abisso intellettuale e morale. Un tale livello di miseria intellettuale e morale, secondo me, non l'abbiamo mai toccato. Mai, perché anche nei momenti più tragici della nostra storia c'era sempre più consapevolezza critica e più possibilità di lottare. Invece oggi sembra che non sia possibile. Allora, quella cosa l'ho scritta, tra l'altro, per dire qualcosa ho detto. Ma anche nell'amarezza, guardate, l'ho scritta amaramente, con dolore e amarezza, perché appunto non c'era l'idea, come tante volte, che uno scrivendo qualcosa, sai, do un contributo, qualcosa serve, appunto il sasso dello stagno, no? Diciamo, un sasso smuove un po' le acque. Invece, non lo so, poi magari forse qualcosa serve, qualcuno l'avrà letto, qualcuno, cioè sì, per carità, qualcosina c'è, ma è troppo poco, troppo poco. Bisogna chiedersi perché. Perché siamo arrivati a questo punto? E per me preannuncia, è un tempo apocalittico, preannuncia il peggio, per tutti. Noi ora pensiamo che il problema sia i palestinesi che ci stanno sui coglioni e bisogna levarseli dalla palle, perché questa è la nuova politica di del signor Netanyahu, no? Qual è la soluzione della questione palestinese, della causa palestinese che non esiste più? Che spariscano, ma è chiaro da 20 anni, da 15 anni, dalla vicenda Rabin ammazzato da loro, dagli amici di Netanyahu, o no? Del resto lo dice Netanyahu, finché ci sono io uno Stato palestinese non ci sarà e non ci sarà nessuna soluzione, perché non c'è nessun problema, esiste come problema, proprio come scarto, vite di scarto, no? I corpi, esistono i corpi di 2 milioni di palestinesi, molti bambini e giovani, metà giovani, meno di 20 anni, da 20 anni in giù, che famo? Non lo so, probabilmente credo abbiano in mente l'idea di deportarli, gli altri di ucciderli. Per me non è accettabile. Poi si può parlare di altre cose se volete, e su, cioè, del fatto che dalla storia non si impara mai nulla, nemmeno le vittime. Grazie a Ottolina TV per darci questa possibilità di, insomma, anche sviscerare un po' i nostri articoli con gli autori, di fare approfondimenti e di collegarli pure all'attualità quando ci vuole. Il pezzo di Nello, molto, secondo me, molto amaro, sì, ma anche pieno di sentimento in un certo senso. E proprio andando a riflettere su quello che dicevi, no, di questo silenzio che c'è stato e che c'è in parte, secondo me, perché probabilmente c'è una grande frattura, no? Anche in questo caso tra popolo e elite, perché in Italia comunque la questione palestinese o la causa palestinese o insomma quello che succede in quella parte di mondo è sempre stato sentito in maniera particolare, diverso rispetto agli altri paesi europei, quantomeno. Ovviamente oggi subiamo tutti i contraccolpi della apoliticità che pervade la nostra società, ma qualcosa forse è rimasto. Infatti vediamo qualche appello, vediamo anche cantanti che si espongono sul palco di Sanremo, per quanto in maniera semi nascosta, quasi non lo posso dire ma lo voglio dire, però ecco, qualcosa nella società c'è, e come dicevo c'è una grossa frattura tra popolo e elite, in un Parlamento invece dove nessuno, soprattutto nelle prime fasi dell'invasione, non dico dal 7 ottobre, ma proprio dalla risposta che è stata estremamente pesante di Israele, nessuno ha detto nulla, sostanzialmente nulla.
Volevo chiederti però, oggi iniziano invece a parlare i politici, dopo essere stati zitti per così tanto tempo. Calenda, per esempio, ha detto, sempre sostenuto il diritto di Israele a difendersi, ma stanno esagerando. Anche Tajani ha detto quello che sta facendo Israele non va bene. Dopo tutto questo silenzio, questo parlare in questo modo sempre molto tiepido, io immagino che sia stato perché Biden ha detto non potete andare avanti in questo modo e quindi si sono piegati un po' tutti, ma soprattutto un'Europa, no, ma l'Italia in particolare, ma anche l'Europa che non ha alcun tipo di vantaggio da questo sterminio, perché ovviamente si crea una crisi umanitaria enorme che si riverserà poi su tutta l'Europa. Se vogliamo vederla in termini meno emotivi e più pratici, ovviamente non deve mancare l'emotività, però questo succederà, 2 milioni di persone non le sposti in Egitto da un giorno all'altro e speri che possano rimanere lì. Comunque il punto è questo, l'immobilismo dell'Europa e questo, no, come poter dire, il presidente degli Stati Uniti che ti toglie un po' la museruola per poter dire qualcosa che va nei tuoi interessi, però non troppo. Forse anche per riprendere un po' quel collegamento che manca totalmente tra popolo e elite? Ma io non mi emoziono più di tanto per queste cose, anzi le trovo spregevoli. Io provo ribrezzo per la politica italiana e per la politica occidentale, europea in toto. Dico perché. Intanto è la stessa logica per cui, appunto, da almeno 15 anni dall'assassino di Rabin, e anche di Arafat, perché anche Arafat è stato ucciso, avvelenato molto probabilmente. Si rimuove, appunto, si fa finta che il problema palestinese non esista. A me è sempre stato chiarissimo che lì c'era una ferita aperta, sanguinante, gravissima e decisiva, e che prima o poi si sarebbe riproposto il problema, e che comunque infettava tutto. Era anche un grande, appunto, un elemento di giustificazione, diciamo così, di fondamentalismi vari. Infatti, dopo che per 15 anni si è messo la testa come gli struzzi sottoterra, quindi si è andata bene. All'Europa è andata bene. L'Europa che prima, certo, molto sospinta italiana, sospinta di Aldo Moro, di Craxi, agiva un po', comunque prendeva una certa posizione. Fu l'Italia a spingere, nei primi anni 70, fu Aldo Moro, ministro degli esteri, a spingere perché l'Europa prendesse una posizione chiara sulla questione del diritto pieno del popolo palestinese a avere un proprio Stato e a vedere quindi restaurati i propri diritti. E allora giustamente si diceva, ed era più praticabile forse, nel altrettanto rispetto del diritto di Israele ad esistere. Comunque, sulla spinta molto dell'Italia e di alcune altre forze presenti, coscienti, consapevoli anche in altri paesi, c'era una politica europea diversa. Molto. Pure da 15 anni almeno a tutti ha fatto comodo ignorare il problema. È ovvio che ti viene addosso con forza, con violenza. Era prevedibile. E a quel punto ci si straccia le vesti e si fa finta che la storia sia iniziata quel giorno. Ora, di fronte a un rischio estremo, da vari punti di vista, anche di fronte al rischio proprio di perdere la faccia di fronte alla storia, al mondo, al resto del mondo, che è più della metà, che ha capito benissimo come stanno le cose e ti guarda fra lo schifato, l'allibito, e se la ride pure dicendo: guarda questi come si stanno autodelegittimando. Allora si tira fuori: oh, ma mi raccomando, non arrivate a questo. È come uno che ha aperto un campo di concentramento e poi invita a usare i guanti bianchi. E questi sono statistiche, fino all'altro ieri. Le uscitine
di Biden, non so quanto compost sui, però forse glielo suggeriscono, sono betta. Nelle, tutti i momenti decisivi all'ONU non hanno mosso un dito, si sono appecoronati in pieno. Avranno provato, forse, nella migliore delle ipotesi, a mitigare, ma mi sembra che il capo, oramai il rapporto si è invertito, il capo è Netanyahu. Chi è il capo dei neocon nel mondo? È Netanyahu. Chi ha consentito che questo personaggio, anche losco, prendesse tutto questo potere? Gli Stati Uniti, se avessero voluto, avrebbero potuto, ancora oggi, se volessero, lo spazzerebbero via. Quindi non raccontiamoci storie. Gli Stati Uniti sono specializzati nell'eliminare leader politici, spesso di altissimo livello, martiri. E in questo caso non ci sarebbe da stracciarsi le vesti. Se il problema Netanyahu, cosa è riconosciuta appunto anche da gente che sostiene Israele, c'è un problema Netanyahu, bisognerebbe, pure il signor Calenda l'ha detto, andrebbe rimosso. E non mi pare che gli Stati Uniti siano orientati in questo senso o ne abbiano la forza, perché poi c'è un problema interno, e cioè che chiunque fa una minima cosa giusta sulla questione di Israele oramai è diventato un nemico, e quindi rischia molto, moltissimo. Cioè, se passa il principio che qualsiasi critica alla politica concreta di un governo, di un paese, in questo caso Israele, equivale al peccato di antisemitismo, alla colpa assoluta di antisemitismo, oltre ad aver messo il cervello all'ammasso, cioè hanno fatto dimostrare di non capire niente, di essere imbecilli, dall'altro ci si immette in un tunnel che è quello dell'ostilità assoluta, cioè o bianco o nero, non c'è alternativa, non c'è possibilità di ragionamento. Quindi Tajani francamente manco lo vorrei nominare, cioè Tajani, che è Tajani? Il nulla. Non voglio parlare del nulla, diciamo la Meloni, che è una ragazzotta furba e sveglia e che ha capito una cosa nella vita, che lei vuole durare a qualsiasi costo. Allora diciamo che la Meloni avrà detto a Tajani, poi dire mezza parola, perché così è robetta, non incide per nulla, non è un'iniziativa reale, concreta, realista, anche pragmatica. Non assomiglia affatto alle iniziative politiche che l'Italia prendeva. L'ha fatto Moro, l'ha fatto Andreotti, l'ha fatto Craxi, ovviamente, l'ha fatto De Michelis. L'ultimo a farlo, bisogna dire la verità, è stato D'Alema con gli Hezbollah in Libano. E infatti l'hanno fatta pagare quella cosa, la soluzione di quella crisi, il fatto che sia stato evitato un bagno di sangue, che sia stato, come dire, si siano messi un po' i bastoni fra le ruote, almeno in parte, a un piano o a delle pulsioni che c'erano, perché qui io ho la sensazione che non si fermeranno, io non credo che si fermeranno, vediamo, spero, ma non credo, anche perché quotidianamente assistiamo a una provocazione ad altri, i primi all'Iran, per allargare il conflitto. Quindi la mia risposta è: ma ci crediamo davvero a queste uscitine? Se sono vere, sono tardive. Io credo che siano propagandistiche a copertura, e anche per ripararsi, per pararsi un po', perché poi insomma non è bello a fronte di centinaia di migliaia di morti, di bambini sterminati, di giovani sterminati, di civili, e poi dopo presentarsi in TV. Quindi uno deve almeno poter dire cinicamente, e per me sei ancora più degno di disprezzo, perché non è, appunto, è mero cinismo, ma io però avevo detto che bisognava fare un po' più piano. Questo è, sono dei miserabili, non è necessario servire così, diteglielo, qualcuno glielo dica alla Meloni, non è necessario essere così servi, anche meno, cioè è possibile, non è richiesto tanto servilismo. Capisco che ci sia un'ansia, capisco che evidentemente la debolezza, il senso di fragilità proprio e dell'Italia come paese sia tale che porti a servire oltre misura, però insomma si può anche essere un pochino più degni, pur nella fedeltà alle alleanze. Poi bisognerebbe chiedere perché siamo arrivati a questo, perché l'Italia, da un paese attivo nel determinare la politica estera nel Mediterraneo rispetto al mondo arabo o ai paesi islamici, su questioni quindi complicatissime, perché poi entrano in gioco anche elementi culturali, religiosi, eccetera,
adesso sia diventato il nulla. Qualcosa sarà successo. Forse ha a che fare col vincolo esterno? Ha a che fare con quello che siamo diventati dal 92-93 in poi? Forse sì. Certo, a sti livelli mai, sembra una barzelletta di cattivo gusto, no? Aggiungerei una cosa, ma secondo voi questa situazione che già c'è, si è determinata, ancora peggio se entreranno a Rafa distruggendo tutto, non avrà una risposta un giorno? Io credo non ce la possiamo neppure immaginare. Un giorno arriverà la vendetta e arriverà anche la risposta comprensibile, logica, sbagliata nella misura in cui, come dire, violenza contro violenza non è mai giusto, ma si può capire che accada. Ora stanno attenti, anche perché hanno più testa sulle spalle degli altri, compreso l'Iran, evita di cadere nelle provocazioni, risponde un pochino, ma già gliene hanno fatte parecchie, mi pare, gli ammazzano i più importanti leader politici e religiosi. Ma di fronte al Tribunale Internazionale non ci dovrebbero andare molti leader occidentali che sono degli assassini di leader politici? Noi abbiamo criminali di guerra e tecnicamente assassini, stanno al vertice dei paesi europei e dell'America, ma dai tempi di Bush Junior, ma di Obama che firmava la killing list ogni mese, questo bisogna saperlo. L'America è guidata, è un impero, e quindi è guidata da un ceto politico che opera attraverso l'assassinio politico. Lo fanno anche gli altri, probabilmente, sicuramente, però non stacciamoci, cioè non incominciamo a dire che gli altri sono dei mostri. Diciamo che ci siamo mostrificati, siamo a livello, forse di più, perché più potenti, come Occidente. In ogni caso, il punto è, da noi le cose sono nascoste, le immagini non si fanno vedere, ma il resto del mondo le vede. Al Jazeera manda tutto, risulta. Cioè, un miliardo di islamici, stragrande maggioranza dei quali non avrebbe alcuna pulsione jihadista o così, guerre sante, ha visto però lo sterminio dei propri figli, fratelli, diciamo. E io credo che sia una cosina da poco. Credo che questo veleno è stato immesso nelle società arabe, islamiche, in tutto un mondo vastissimo che non è il nostro, produrrà i suoi effetti. E quindi un giorno la pagheremo. E in qualche modo, mi viene da dire, sarà logico, sequenziale. È un buon modo di fare politica internazionale quella di perseguire sistematicamente l'ostilità assoluta come unica via di approccio a questioni complesse, ai conflitti? Ma ormai siamo a questo. La proposta del fanatismo Dem, dico Dem soprattutto perché almeno quell'altro, il puzzone per di carota con i cessi d'oro nella Trump Tower, le guerre non l'ha fatte, ha ammazzato e è stato bandante dell'assassinio di Soleimani, quindi figura importante, però guerre no. E poi mi sembra che i Dem sono praticamente vocati ora a questa missione morale, moralistica, senza alcuna morale, che copre, in realtà è proprio la copertura della finanza, di interessi di altro tipo, e soprattutto della trappola di Tucidide. Sono quelli più invasati sul fatto che bisogna usare questi anni, di pochi anni di prevalenza militare, forse per regolare i conti e guadagnare 40 anni, 50 anni, 100 anni sugli altri, a qualsiasi costo. Un pezzo degli apparati americani vuole l'impensabile. Poi probabilmente c'era un altro pezzo che realisticamente dice: oh, piano, dove andiamo? È pericoloso pure per noi. È chiaro, io penso ci sia un conflitto negli Stati Uniti, degli apparati. Però, insomma, la parte che adotta una logica imperialistica è forte. E diciamo, se tu vuoi, come dire, applicare la logica della trappola del suicidio, ovvero prevenire gli altri prima che diventano più forti di te, c'è una chiave oggi, visto che non siamo più credibili come su tante altre questioni. Lo scontro di civiltà. Noi contro voi.
noi comunque facciamo schifo, ma siamo sempre, che vuoi mettere, siamo sempre un po' meglio di voi, siamo sempre una pseudodemocrazia, c'è un po' di libertà, cioè è raschiare il fondo del barile, no? È negare lo specifico della cultura, dell'eredità culturale europea, occidentale, che è fatta di pensiero critico, di costituzionalismo, e ridursi a così, a una caricatura. L'Occidente è una caricatura, ridotto a caricatura. L'Occidente, io ho avuto molti dubbi sull'uso della categoria di Occidente, ma è chiaro che è una categoria polemica, è come Oriente, funziona nella misura in cui si contrappone all'Oriente, questo da sempre, dai tempi dei persiani. Funziona così. Quando si comincia a invocare l'occidentalismo è perché l'antioccidentalismo, il radicalismo antioccidentale, perché si è in grande difficoltà. Io penso che l'Occidente sia in grande, l'Occidente americano sia in grande difficoltà, nel senso sia un po' sulla difensiva, cioè si renda conto che il mondo si è messo in moto e lo mette in questione, che non ha toccato palla sulla vicenda, per esempio, siriana, che altri si sono mossi meglio, più attrezzati, anche con più consapevolezza storico-politica, geopolitica probabilmente, e a questo reagisce incattivito. Diciamo che l'opzione del totalitarismo sionista di Netanyahu è la versione estrema neocon e occidentalista dello scontro di civiltà, è un'ipotesi in campo. Uso la categoria di totalitarismo non convinto, nel senso, non mi è mai piaciuta, non mi è mai piaciuta come la usa, non mi ha mai convinto la Arendt, tiene dentro troppa roba, ma intendo, per capirsi, cioè l'idea che appunto che non ci sia limite all'ostilità, l'ostilità c'è, le guerre esistono, i conflitti possono a volte diventare conflitti esistenziali. Il punto è, una cosa è pensare il nemico come qualcuno che va ricacciato al di là del confine, va così, ma contenuto anche nei suoi interessi, cioè economici, strategici. Altra cosa è ritenere che quello che facciamo è l'ultima guerra dell'umanità in nome del bene, per bandire un pezzo di umanità che è semplicemente subumana. E non vediamo, cioè, guardate, la cosa più inquietante è la strategia. Sono i corpi che non contano, no? Corpi che contano, corpi che non contano, per citare un'autrice radicale, della sinistra radicale, una filosofa, cioè Judy Butler. E ma ha ragione su questo. Infatti lei questo discorso è andato a fare, l'ha applicato alla Palestina a Berlino anni fa, e ha suscitato un mespaio, ed è stata presa a pomodorate. Poi alcuni l'hanno difesa, Perché? Sempre perché all'analisi politica si è sostituito un moralismo di comodo. E infatti la gente capisce niente. La gente non capisce. Chi segue questa idea, questa linea, questo abbrivio? E cioè, non si ragiona politicamente, si ragiona moralisticamente, e la morale sta dove mi fa comodo a me, dove mi hanno raccontato, mi hanno detto, i media, dove in modo del tutto appunto non pensato, non critico, non, senza mettersi da un altro punto di vista, senza fare un'analisi realistica, su questo abbrivio si finisce nell'ostilità assoluta. L'aveva predetto Kashmir nel 50, finita la guerra, nel nomos della terra, guarda, la discriminazione inumana umanitaria. La politica del governo di Israele attuale realizza la più grave forma di discriminazione inumano umanitaria, cioè inumana, in nome di un'umanità superiore alla propria, che si sia mai realizzata da allora, da quando hanno subito l'olocausto. Cioè il punto della cosa su cui ragionare è questa: com'è possibile che chi ha subito quello che hanno subito loro, e in nome di ciò è nato uno Stato che alla fine è un Leviatano armato fino ai denti, pagato dagli Stati Uniti, replichi certe logiche, almeno come tendenza di fondo? Non sto dicendo come costruzione di Auschwitz o di Birkenau, ma come adesione o non riconoscimento, come adesione a qualcosa, a una violenza che è talmente totale da essere velata e non riconosciuta come totale.
la totalizzazione della violenza è la caratteristica, è la cifra del è il più grande problema che l'umanità possa avere. Nei regimi di massa, nel Novecento, questo è stato è emerso. Quindi non chiamiamolo totalitarismo, chiamiamolo totalizzazione della violenza, politica assoluta, se volete, senza limiti. Questo è. Noi adesso ci siamo precipitati dentro completamente, con tutte le scarpe. Auguri. Manello, posso farti una domanda, sì, giusto così, al volo, provando ad avere una tua idea su questo. Secondo te qual è il punto di caduta di tutto questo? Cioè, nel senso, staremo così inermi, ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo, si ipotizza, staremo così inermi a vedere il disastro compiersi in tutto al 100% e quindi avere 2 milioni di profughi, chissà quante centinaia di migliaia di persone ferite o ammazzate, e uno Stato di Israele che adesso, da quello che mi pare di capire, in realtà che abbia un'idea su qual è il destino della guerra è solo una parte della politica israeliana, che dice noi dobbiamo andare a riconquistare Gaza, riprenderci quei territori e integrarli nel nostro Stato. Mi sembra che non ci siano altre soluzioni proposte in campo. Da una parte poi Israele c'ha l'ostaggio dei palestinesi di Gaza, dall'altra c'ha la bomba atomica, quindi provoca, come dicevi benissimo tu, il conflitto con gli altri attori che non possono intervenire perché sennò rimarrebbero fritti su due fronti sostanzialmente. E noi che andiamo a rimetterci soltanto, staremo inermi e osserveremo finché il disastro non si compie, e questo poi non solo si ripercuoterà su di noi, ma come dicevi tu, la vendetta è possibile, è probabile. Immaginiamo anche solo quante comunità, cioè arabe ci sono in Europa, ovviamente non è una generalizzazione, però degli attentati in passato ci sono stati, possono ripresentarsi, soprattutto in paesi come la Francia, dove c'è un conflitto sociale importante sotto questo punto di vista, sulla radicalizzazione, perché non c'è un'integrazione fatta in maniera intelligente. Subiremo tutto. E sarà un'altra parte del declino dell'Occidente, del vecchio continente. Spero di no, ma non vedo ad oggi forze in grado di invertire la rotta, perché sono tutti partecipi di una deriva, sono tutti su un piano inclinato che è nato da tempo. Del resto, appunto, in Parlamento non c'è una voce vera che rappresenti forse la maggioranza, probabilmente, anzi sicuramente la maggioranza degli italiani. E questo è un problema enorme. Naturalmente io spero che ci sia una sollevazione popolare, un moto di coscienza, che emergano anche voci e forze, che qualcuno si stacchi da quelle che ci sono, e soprattutto che emergano voci nuove. Eppure ci sono magari nella società, ma non trovano tanta rappresentazione, nuove o comunque anche sagge, vecchie, ma che mettano in guardia, che provino, per esempio, in Europa a indirizzare una direzione diversa. Ma lo vedo difficile, però, guardando alle classi dirigenti attuali, cioè le classi dirigenti dell'Europa attuale sono impresentabili. E non c'è da aspettarsi da Ursula e tutti gli altri, nulla, nulla. Anche dai tedeschi, da questo governo tedesco, sarebbe stato un po' meglio con i democristiani, forse. Pur lì, insomma, più moderati, più di destra, ma questo governo già verde, rosso, ma non è rosso per niente, rosé verde, è il governo degli... I liberali e soprattutto i verdi tedeschi, i verdi non sono più quelli di una volta, sono atlantisti, c'è chi dice che sono proprio pagati dagli americani, quindi dalla Germania. Però è vero che nella società sta accadendo qualcosa, in Germania sta accadendo qualcosa, Alternative für Deutschland nei sondaggi è schizzata al 20, oltre il 20%, il partito della Sara Wagenknecht, in cui con molto confido, pure sembra avere seguito e anche poter togliere in parte
diciamo, consenso a Alternative Deutschland, però su una linea comunque molto diversa da quella mainstream attuale. In Francia c'è una polveriera sociale, lo sappiamo, come dire, indotta anche dal quadro istituzionale, che lì c'è una stretta istituzionale, tutto concentrato all'Eliseo, ma poi c'è la società francese che non se la conosce per niente nella società politica, e quindi ora non sta funzionando più la Quinta Repubblica, vi devono stare attentini. La Francia è uno dei paesi in cui di solito, quando c'è questo scarto fra società e Stato, accade qualcosa. Io confido molto nella Francia che accada qualcosa, però devo dire anche in Germania mi aspetto qualcosa, e lì forse, ecco, una cosa realisticamente si può pensare, ma la Confindustria tedesca, anche le classi dirigenti economiche, non so se quello che resta degli apparati statali importanti della Francia, no? La Francia ha inventato lo Stato moderno. Sono disposte a, come dire, assistere al disastro senza fare niente? C'entra anche la guerra in Ucraina, su questo, soprattutto per la Germania e per i suoi interessi economici. Non lo so, spero che qualche sussulto ci sia. Certo, sulla questione palestinese e di Gaza israeliana, dai tedeschi mi aspetto poco, perché purtroppo hanno subito un lavaggio del cervello e soprattutto hanno un problema enorme irrisolto interno. Direi siamo sul piano della psicopolitica lì. Sulla questione, forse sull'Ucraina è diverso. La Francia, più in generale, da noi, prima o poi l'opinione pubblica, lo scarto fra l'opinione pubblica e la società politica, sulla politica estera si manifesterà in qualcosa, speriamo. Io un po' confido poco, cioè io penso ormai che l'Italia ha avuto l'occasione, ma non è andata, di essere, diciamo, il veicolo di un cambiamento. Me l'aspetto poco, ma aspetto più un rimbalzo, cioè che anche da noi qualcosa si attivi se succede qualcosa altrove in Europa. Gli Stati Uniti poi sono anche lì un enigma, però anche lì sulla questione sionismo non mi aspetto molto, nel senso che chiunque vada al potere, anche Trump, anche la sua area, diciamo, che presenta delle notevoli diversità rispetto al mainstream, o parziale diversità, sulla questione sionista oramai credo che non, la partita si sia come saturata, chiusa, e questo è gravissimo, perché ancora appunto 15-20 anni fa c'era una questione aperta, si pensava che fosse possibile che si dovesse trovare un qualche compromesso, e ora invece no, non si discute, cioè il fatto che la politica di Netanyahu in guerra, cioè la guerra non si discute, anche se Netanyahu fa schifo, ragazzi, vuol dire è l'azzeramento del pensiero, e vuol dire che può fare tutto. Quindi non so, se metteranno le villette poi a Gaza sui morti, sulle ossa, auguri. Spero che esista la punizione divina a quel punto. Ma esisterà, cioè tutto quello che stiamo vivendo è apocalittico, quindi è anche disvelante. Cioè, in tutta franchezza, io temo che sta guerra mondiale a pezzi, i pezzi si stanno componendo, parliamoci chiaro. Spero di no. Quindi il timore mio è che una rigenerazione possa venire solo dopo un evento, un grande evento. Il problema è che il grande evento qua rischia di essere, di far pagare prezzi enormi e di essere distruttivo. Però certo, ci possono essere eventi vari, per esempio anche economici, anche finanziari, non lo so, non necessariamente bellici. Allora forse c'è una grave crisi economica europea, un cambio, se in alcuni paesi europei cambiassero radicalmente i governi, cioè l'impostazione, le culture su cui poggiano, le linee politiche sull'Europa, su come si sta nell'Alleanza Atlantica, sulla guerra ucraina, ma auspicabilmente, questa è forse la cosa che vedo più difficile, anche rispetto alla Palestina. Quindi su quello bisogna fare un lavoro culturale di fondo, non so, bisogna ripartire da capo. Potrebbe avere un ruolo la Chiesa su questo, la Chiesa cattolica, anche se capisco che è in difficoltà, la Chiesa è in difficoltà, però insomma
se comunque se in una serie di paesi importanti andassero al governo, si affermassero linee politiche e culturali diverse, io non dico estreme, ma diverse, beh, forse la coordinazione di queste diversità potrebbe introdurre un elemento di novità, un fatto nuovo con cui si deve fare i conti, ecco. E per l'Italia sarebbe forse qualcosa a cui agganciarsi. Io spero che nasca anche da noi. La Fionda nasce un po' come speranza che qualcosa sorga anche in questa morta gora, no? È un tentativo di trascendere la piattezza, però è un fatto che le forze anti, con tutti i loro enormi limiti, hanno vinto nella scorsa legislatura, e la scorsa legislatura si è chiusa al governo Draghi, cioè con una barzelletta e una presa per il culo degli italiani. E ora c'è una finzione. Ora hanno scoperto che quelli che erano all'opposizione sono perfetti, perché continuano a convogliare un po' di rosori, ma sto tranquilli, non fanno niente di scomodo per l'establishment, quasi niente. Poi vediamo come la cosa va avanti. C'è chi dice, ma no, cioè, c'è al fondo, c'è forse un disegno strategico, forse si vuole cambiare. Io non ci credo. Vedo l'agenda Draghi con qualche correttivo. Per cui è difficile in Italia che sorga, salvo che accade qualcosa che a volte nella storia, c'è questo, cioè che compare qualcosa di inatteso, che era sotto traccia, quello dicevi tu Paolo, cioè, ma qualcosa si muove sotto. Noi ne siamo anche consapevoli, ne siamo anche parte, no? Tante brulichio critico che non fa massa critica, però c'è, cioè, prima o poi sorgerà qualcosa a cui agganciarsi, si partirà un, non so, sarà quello degli agricoltori, un altro, non lo so, o si sommeranno una serie di cose di movimenti sociali, di protesta, che non saranno più tanto arginabili. Speriamo anche che non rimanga in campo la strategia della tensione, però. Perché alle strette, occhio, io mi aspetto pure quella, magari condita con appunto questi crimini di guerra, quindi è facile che, no? Creare tensione attribuendo a terrorismi vari, palestinesi, dell'est Europa, russi o quant'altro. È un quadro brutto, perché poi? Perché tutti i freni, gli argini, quello che il cateco, no, di cui parlava San Paolo, ripreso da Schmitt, il freno rispetto al caos che o a un puro dominio che dilaga, che erano delle organizzazioni collettive, i partiti, un tessuto sociale organizzato forte e una grande coscienza politica e culturale che veniva dalle culture politiche e giuridiche della Costituente, si sono esaurite, sono state azzerate. E questo è il motivo per cui siamo così disperati, che prima c'erano comunque queste realtà dentro cui uno poteva pensare di operare, che svolgevano un po' la funzione di argine. Oggi non c'è niente. Che c'è oggi? La Fionda, Montolina TV, la testa libera della gente, però è anche intristita e arrabbiata. Va bene che noi ragioniamo, andiamo a dire le cose, scriviamo, proviamo a capire, facciamo uno sforzo, però insomma è anche dura senza avere un contesto, e dei soggetti organizzati. Dico, è dura pensare di incidere, è dura pensare di frenare, di portare avanti la piattaforma. Cioè, che in Parlamento non ci sia nessuno che dice la verità, che stanno le cose, che porta avanti una lettura della politica internazionale diversa, se non altro, è di una gravità estrema. Però ci siamo arrivati. Non piegarci, ecco, questo sì, continuare a pensare e a trovare un senso autentico di immedesimazione rispetto a ciò che è inaccettabile, all'orrore. Ricordate quel film Non lasciarmi, bellissimo, sempre tratto dal racconto di Shiguro,
che è una distopia nel passato, negli anni 80, in cui vengono allevati dei giovani come cloni, sono cloni e servono a prendere gli organi. E a un certo punto è orrendo, ma le persone si sono abituate, gli va bene così, è normale usarli. Ora, è la stessa logica, cioè se diventa normale usare un altro umano, era vecchio discorso di Kant, non come uno strumento, o ridurlo a cosa, o a niente addirittura, dire non esiste, è come se tu non esistessi. Guardate, qui siamo a livelli estremi, che qui il messaggio è voi non esistete, voi palestinesi non esistete, storicamente, politicamente, potete solo essere cittadini di serie Z all'interno del nostro Stato, cioè schiavi, che è come vengono trattati. Ricordiamoci sempre una cosa, ci sono i 2 milioni di Gaza, saranno un po' meno ora perché sono fuori parecchi, ma ci sono i 4-5 in Israele e di cittadini palestinesi, occhio, e poi nei territori, diciamo quelli dell'autorità, a Betlemme, cioè, dove c'è la, in teoria, un'autorità relativamente indipendente dell'OLP, ma insomma in realtà sono territori così sotto il controllo di Israele, anche quelli. Cioè ci sono i palestinesi non solo a Gaza, i palestinesi stanno anche in Israele, siamo sicuri che anche lì tutto è tranquillo, tutto va bene, e con quelli che facciamo? Li sopportiamo se si attengono rigidamente alla loro condizione di semischiavitù? Cioè c'è un fondo anche razzistico, se vogliamo dire la verità, questo è, c'è l'idea di essere investiti, di essere unici, investiti di un ruolo che è legato alla terra, su basi antichissime religiose, cioè questi hanno, su questo governo è composto in gran parte da partiti religiosi, pure in passato c'erano i partiti religiosi, lo 0,5 servivano per, a volte per arrivare alla maggioranza, e adesso invece è strutturale, a parte sono 15-16, ma è come dire, è proprio un dato strutturale, culturale. I coloni, notoriamente, questi nuovi che vengono incentivati a andare, lo vedo che oggi c'è stato addirittura gli inglesi, no? Ci sono stati 4-5 coloni, sono stati dichiarati persone non grate, cioè non potranno mettere piede in Inghilterra, perché appunto preda di fondamentalismo, ma sono dei fanatici, ma sono un caso, o sono stati creati ad hoc, sono stati mandati lì apposta, perché è anche un'inversione di tendenza, ovvero questi nuovi coloni così polarizzati e su base religiosa fanno un sacco di figli, e se quindi c'è l'idea, così ci evitiamo il problema di lungo periodo, ovvero il fatto che gli ebrei fanno meno figli e i palestinesi ne fanno di più, terrore loro, no? Che un giorno saremo sopravanzati o sostituiti, forse troppo, ma comunque il rapporto sarà troppo sbilanciato. Allora, partiti religiosi estremisti che alimentano questa mitologia del colono che così, che è uno che va a insediarsi, a recuperare la terra di Davide e prolifica. E i palestinesi vanno tolti di mezzo, quelli stanno lì, magari un pezzettino di terra e hanno, semplicemente tolti di mezzo. Cioè, come dire, li dovete fare, devono sparire. Questa cosa è sempre stata chiara, perché ho sentito la puzza di un certo modo di ragionare tanto tempo fa. E soprattutto quando ho visto che non si poneva più la domanda, vabbè, ma che facciamo per un compromesso? Rimosso. Dico, allora vuol dire che sotto sotto c'è un'idea. Qui non si deve fare più alcun compromesso, e questi hanno sparì. Prima o poi, in un modo o in un altro, siccome a naso la potenza sta da una parte, quella è come Israele, come è un leviatano militarizzato, la cui costituzione è siamo sempre in guerra, pagato dagli Stati Uniti. Questa è la verità. Infatti, se gli Stati Uniti togliessero i loro finanziamenti, se lo lerebbe Israele, no? O no? E allora è dura, perché non lo so, io non ho risposte. Spero che,
che quello che dice Paolo, cioè è possibile che si arrivi a questo? No, ci sarà una resipiscenza, un minimo di ragionevolezza. Non lo so, non lo so, perché questo è un episodio peraltro che obbedisce a precise logiche che vengono da lontano e che si sono incentivate nel corso del tempo e non hanno trovato più ostacoli a un certo punto, e in più è parte della guerra mondiale a pezzi dentro lo schema della trappola di Tucidide. È la tempesta perfetta per finire male, o no? Dopodiché speriamo di no, e soprattutto teniamo il cervello acceso, ecco, e l'anima anche. Abbiamo bisogno di persone che non siano spente, perché è quello il dramma. Il neoliberismo spegne da ogni punto di vista, eticamente, politicamente, esteticamente. È un cancro che si diffonde ovunque. Infatti, per esempio, dovunque arriva fa il calcio. A me, io sono appassionato di calcio, ma il calcio di fatto uno non lo dovrebbe più vedere, non esiste più. Il calcio è divorato, ciò che lo rende bello e su cui si fonda e da cui derivano ancora i soldi, cioè la passione della gente, è stato, queste radici sono state inquinate, consumate, erose da una diffusione metastatica. Il neoliberismo è una metastasi, non solo metastasi, non per capirsi, voglio dire, c'è la logica neoliberale con le sue mentalità e i suoi effetti estremi che producono anomia, caos e risposte puramente reattive e un senso di... Da studioso di cose politiche, quello che colpisce è l'assoluta incapacità e anche quasi impensabilità di una messa in forma, cioè di una messa in ordine. Nessuno sa come fare ordine, cioè tutte le strategie questi hanno tutto il potere, ma sanno che non hanno consenso, cioè fiducia, legittimazione, e in più non funzionano, cioè le loro ricette non funzionano, non sanno che pesci pigliare. Per questo si incattiviscono, per questo la propaganda è al massimo, per questo si incazzano pure se c'è qualcuno su internet che dice guardate le cose non vanno bene, per questo vogliono controllare tutto, per questo tirano fuori personaggi caricaturali di plastica come Ursula and Company, perché è un modo di fronte al proprio strapotere totalmente ineffice. È la reazione quasi istintiva, è il modo per stare in piedi. Mettiamo un'iniezione ancora maggiore di propaganda, trinciamoci ancora di più nel bunker. Ecco, è la logica del bunker. Occhio, perché i bunker sono fatti per essere travolti. Di solito saltano in aria i bunker. Io lo spero. Tanto non c'è mediazione possibile, non c'è più. Io che sono socialdemocratico, penso che oggi non c'è alcuno spazio per le riforme, per una mediazione riformistica. È solo uno scossone morale innanzitutto, e poi etico-politico, diciamo così, che potrà rigenerarci. Spero che sia una guerra. Scusami, posso direi fare... che abbiamo sviscerato molto l'articolo, siamo andati anche oltre. Adesso sì, se Monica ti lascio subito la parola se vuoi fare un'ultima domanda brevissima. Così no, sì, era solo... un'ultimissima domanda brevissima, ma semplicemente per riagganciarmi all'immagine alla fine positiva del film di Pasolini, no? Che forse una speranza c'era, non si sa quale, ma forse una speranza c'era. Quindi potremmo anche dire che non si sa come andrà a finire, ma in questo scontro tra l'unipolarismo e il multipolarismo, e comunque con una, diciamo, un'idea di relazioni di relazioni tra popoli, di relazioni tra stati, di relazioni tra nazioni, in cui non c'è la prevalenza dell'uno sull'altro, ma c'è la ricerca della win-win, del bene per tutti, insomma del vantaggio per tutti. E noi anche questa questione qua
è dentro questa dinamica. Non a caso, diciamo, l'Africa, il Sudafrica, che è un paese dei BRICS, è riuscito a portare all'AIA una Antonio Cappello. Esatto, e ha smosso qualcosa. Ovviamente poi da un punto di vista legale non ha smosso nulla, perché comunque, però sono dei movimenti comunque. E anche quello di cui parlavi prima, cioè nel senso quello che sta succedendo in Germania, quello che può succedere in Francia, noi probabilmente siamo, come dire, il paese più allineato, e non lo siamo, e non lo eravamo prima, però rispetto a un certo tipo di mondo unipolare noi siamo il paese più allineato, perché abbiamo appunto perso la nostra sovranità. Ma effetto domino, probabilmente dovrebbe esserci una forza pronta a farsi trovare, una forza politica pronta a farsi trovare in quel momento, ma quel momento è probabile che arriverà, perché a domino cadrà tutto. Saremo nel caos, ovviamente, però sarà un caos creativo in questo senso, no? Piuttosto che un caos distruttivo. E quindi forse in quel momento potrebbe prendere un'altra piega tante situazioni che nel tempo si sono macerate, incancrenite. Lo so, giusto per dare, per provare, no, a dare lo spero, un minimo di speranza e di uscita. Che l'evento non sia troppo distruttivo, e che ci trovi, e si invece apra uno spazio e ci trovi pronti. In questo senso, fare un lavoro critico serve parecchio, pre-politico o metapolitico. Non è ora, oggi, direttamente politico organizzativo, ma è prepara quel tempo, perché a quel punto bisogna avere le idee chiare, impedire operazioni camaleontiche o trasformistiche tipiche italiane, e dimostrare di aver imparato la lezione. Forse qualcuno nell'establishment che ha capito c'è, l'establishment intendo a porte chiuse, quasi tutti ti dicono, almeno quelli intelligenti ti dicono, stanno arrivando a rotoli, e le cause sono sostanzialmente quelle che denunciamo noi. Io ancora non ho trovato uno che mi dica, sono i cretini, ma quindi insomma è sempre incinta la mamma, ma diciamo non vale la pena ragionarci. Quelli che hanno un po' di consapevolezza, anche su fronti che stanno su fronti diversi, sanno più o meno come stanno le cose, ma nessuno ha la, anche nel mondo economico imprenditoriale, ha la forza di sono tutti ripiegati sul proprio particolare, tutti hanno anche un po' paura. Come diceva Monica, nel momento in cui si apre uno squarcio, lo spazio bisogna esserci, e forse ci sarà una reagibilità politica, ecco, speriamo. Di arrivarci con una cultura, avendo preservato però diciamo una cultura degna, perché stiamo lavorando per questo, d'altronde. Sì, sicuramente. grazie Nello, grazie Monica, grazie Giuliano Torina TV. Anch'io vi ringrazio molto, è stato come sempre appassionante sentire Nello, perché comunque c'ha questa verve che ci piace, e niente, buona la prima fiondottolina o fiondolina che dir si voglia, spero che abbiate gradito anche voi tutti gli ottoliner, torneremo presto, non so esattamente ancora quando, non so se avevamo già fissato anche il prossimo appuntamento, comunque insomma a breve torneremo, grazie ancora a tutti, buona serata a tutti, ciao ottoliner, ciao Nello, ciao Paolo, ciao Monica, ciao.